In questo mondo di volti e parole, giorni cantati splendenti nel sole, ho incontrato angeli e fango, temporali e tempeste, diavoli e lampo. Ciao, sono Antonio Chiodo, sono il coordinatore del gruppo Monza e Brianza di Emergency e conosco ICAM per il suo impegno per la pace, il suo impegno per il disarmo nucleare. Per questo sono stato molto contento quando ho saputo che gli è stato assegnato il premio Nobel nel 2017. Per questo motivo ho anche accolto con piacere l'invito di Lara e di Fabrizio per una mia testimonianza. Emergency è nata per garantire il diritto alla cura e all'assistenza alle vittime delle guerre e poi ha esteso l'intervento alle vittime della povertà. Oggi le vittime della povertà nel mondo sono più di 890 milioni, e fra queste ci sono le vittime delle guerre, le vittime dei cambiamenti climatici. Le guerre sono fatte in vari modi, anche con l'esproprio delle terre, l'esproprio delle acque, e quindi questi popoli sono costretti a migrare, a cercare come poter avere un progetto di vita. Pensate che nel 1947 è stato creato dagli scienziati nucleari mondiali l'orologio dell'Apocalisse. Ebbene, questo orologio dell'Apocalisse, quando c'è stata la fine della Guerra Fredda nel 1991, ha segnato il momento più distante dall'Apocalisse mondiale. Erano 17 minuti. Ebbene, oggi questi minuti sono solo due. Sono solo due perché il pericolo nucleare è incombente, presente nella nostra storia. Per questo motivo, grazie a ICAM, ma grazie anche ad Emergency, la diffusione della cultura della pace deve essere la battaglia più importante, che impegna tutti coloro che vogliono la pace nel mondo, tutti coloro che sono portatori di pace. Questo deve essere il messaggio. Quindi, disarmo nucleare, pace nel mondo, basta con le guerre. In questo mondo di volti e parole, giorni cantati splendenti nel sole, ho incontrato angeli e fango, temporali e tempeste, diavoli e lampo.